Ringrazio davvero per Angelo, l'ascolto e l'attenzione. E tutti voi per due motivi. Il primo per avermi offerto la possibilità di partecipare a una mattinata davvero importante e interessante. Per i contenuti che ho avuto modo di ascoltare, in modo particolare nella sua relazione. E poi per lo slogan che avete scelto per il vostro congresso, il nuovo patto sociale per lo sviluppo. È da tanto tempo che anche come CISL condividiamo questo slogan, e non sono solo parole. Scegliere il tema dello sviluppo e crearlo attraverso un patto è un modello sociale, economico, produttivo, che ha contenuti molto profondi, molto importanti. Donaldo, nel suo intervento, ci ricordava la centralità della persona, dell'essere umano. Chi di voi sui territori, oltre che ovviamente a livello nazionale, un anno e mezzo fa ha partecipato al nostro congresso, ha visto che lo slogan che noi abbiamo indicato al nostro dibattito congressuale è stato quello della per la persona e per il lavoro, perché la persona e il lavoro definiscono un connubio indissolubile. Non nasce prima la persona e poi il lavoro, non esiste una conflittualità tra la persona e il lavoro, come diceva prima di me il segretario generale del FISMIC, il lavoro è il vero diritto di cittadinanza e di riscatto della persona. Per questo, io credo che il messaggio che Angelo ha voluto dare nella sua relazione, tra le tante cose che ha offerto alla nostra attenzione, parta proprio da questo. Chi vuole rappresentare il lavoro, e lo fa non in virtù, passatemi la cosa, di numero di tweet che ha, ma lo fa attraverso una rappresentanza che è di uomini e di donne, di anima, di corpo, di persone. Non può non creare condizioni di un dialogo, di una costruzione comune di quello che Papa Francesco, ma anche noi, intendiamo quando parliamo del bene comune. Il lavoro è il bene comune, il futuro è il bene comune, e ognuno di noi ha il diritto, ma anche il dovere, nella nostra rappresentanza sociale, sicuramente plurale, di dare le proprie idee, la propria intelligenza, la propria capacità, la propria rappresentatività a servizio complessivo del Paese, perché questo bene comune che noi identifichiamo nel benessere e nel futuro delle persone si possa concretizzare. Certo, mi riferisco all'intervento del segretario Capone, se ricordo bene, del UGL. Ognuno ha le sue rappresentanze e ci confrontiamo anche, a differenza di altri corpi sociali, nei rinnovi dell'RSU per avere il consenso, per avere il mandato, ma vi sono elementi comuni, ideali, valoriali, che devono trovare in quel lavoro comune per il patto per lo sviluppo e la coesione sociale anche la nostra capacità, con grande, grande rispetto delle autonomie e delle persone, di mettere a fattor comune il tanto che ci può legare, cioè che ci può, in termini davvero di capacità rinnovata, di lavorare insieme, rappresentare al meglio i bisogni, le fatiche,
i timori, ma anche le speranze dei tanti uomini e delle tante donne che con grande orgoglio noi rappresentiamo nel mondo del lavoro. E per rappresentare il mondo del lavoro dobbiamo anche essere portatori di speranze e di idee per dare un futuro al mondo del lavoro. Guardate, io condivido una cosa che Angelo in modo particolare ha detto e che è nel DNA anche della nostra organizzazione, della mia organizzazione, della CISL. Il nostro non è un ruolo partitico, il nostro, e ne siamo orgogliosi, è un ruolo di rappresentanza sociale degli uomini e delle donne del lavoro. Noi non promuoviamo né abbattiamo governi. I governi li scelgono nella libertà, ovviamente democratica, i cittadini e le cittadine. Ma noi abbiamo il dovere di confrontarci con ogni governo, anche quelli scelti dai nostri iscritti e dalle nostre iscritte, rispetto a quale modello economico, sociale noi vogliamo traguardare per far crescere nel benessere questo nostro paese. E oggi la crescita del nostro paese è fortemente legata ai destini dell'Europa. Io lo voglio dire con grande, grande chiarezza. Noi dobbiamo cambiarla questa Europa, dobbiamo creare un'Europa che innanzitutto mette al centro l'azione per la crescita nei suoi paesi affinché il tema del lavoro non sia il tema della sofferenza. Ho paura di perdere il lavoro, soffro perché non trovo lavoro, cambia il lavoro e io posso essere escluso. No, l'Europa che vogliamo è l'Europa che mette al centro il tema del lavoro come atto fondativo dell'Europa, esattamente come l'hanno definita allora le madri fondatrici e i padri fondatori. Ed è evidente che vanno cambiati alcuni criteri che hanno creato anche grandi difficoltà nell'Europa. Lo Statuto Economico Europeo, il Fiscal Compact, deve essere rivisitato, perché quando un paese finanzia ricerca, innovazione, formazione, strategie delle crescite, non è un paese che sceglie di indebitarsi di più, è un paese che sceglie di guardare al futuro. Ma guai a noi, l'ha detto benissimo il mio amico segretario del FISMIC, se immaginassimo che in questa competizione mondiale, globale, ognuno può farcela da solo. Noi non siamo più mondo occidentale, l'ombelico del mondo economico. Non è così. Altre parti del mondo in questi anni sono cresciuti anche per capacità tecnologica ed innovativa. Quelli che prima definivamo troppo spesso paesi in via di sviluppo, la loro strada per lo sviluppo l'hanno trovata. Allora, nella competizione mondiale, se vogliamo che non sia lo sfruttamento, che non sia il costo del lavoro a definire nel mercato mondiale chi vince e chi perde, dobbiamo puntare alla qualità di quello che si produce e di come si produce. E ogni paese nella nostra Europa non ce la può fare da sola, tantomeno il nostro paese. Quindi noi abbiamo bisogno di più Europa con al centro lo sviluppo, la crescita, la dignità del lavoro, anche per riuscire a garantire, almeno al nostro mondo occidentale, quello che troppo spesso chi come me e come tantissimi di voi
come tutti i presenti probabilmente, ha avuto la fortuna di vivere, e cioè una vita senza guerre. L'Europa deve servire anche a quello, a creare condizioni di pace nel mondo occidentale come in tutto il mondo. E per crescere ci sono alcune cose dalle quali non si può sfuggire. Vedete, il grande limite di questa legge finanziaria, di questa legge di bilancio, condivido anche qua molto dell'analisi che Angelo ha fatto, non è tanto nel criticare o nel plaudire rispetto a quello che c'è. Il tema è quello che non c'è. Noi siamo un paese che, come molto del mondo occidentale, ha attraversato la più lunga e la più grave crisi economica. Questo ha significato milioni di posti di lavoro in Europa, ma anche nel nostro paese, tanta disoccupazione e poca speranza per i nostri giovani. Allora, il tema della crescita e il tema dello sviluppo è necessariamente il tema prioritario che in Europa, ma anche nel nostro paese, noi dobbiamo mettere al centro dell'azione del governo e dell'azione complessiva anche dei corpi intermedi rappresentativi del sociale e del lavoro nel nostro paese. E non si sfugge. Un paese che ha le lacune infrastrutturali che ha il nostro paese ha bisogno di infrastrutture, non solo ha bisogno di grande manutenzione di quelle che già ci sono, perché i ponti crollano dopo anni e anni di trascuratezza, e con loro crollano anche le vite delle persone e le economie delle città, esattamente come è successo nella mia Genova. Ma abbiamo anche bisogno di nuove infrastrutture indispensabili per collegare il sud e il nord del paese e per collegare il nostro paese al resto dell'Europa. Guardate, quando c'è stata la presentazione del contratto di governo, persona che è nata sul mare, ho guardato con grande interesse ai passaggi di valorizzazione della portualità. Quest'Italia ponte sul Mediterraneo, altro che chiudere, siamo il ponte sul Mediterraneo, dove l'economia portuale può e deve diventare davvero un veicolo straordinario nell'economia del paese. Ma le merci, quando arrivano, devono essere trasportate. Perché se si ha difficoltà a trasportare le merci non solo sul territorio nostro nazionale, ma anche oltre il territorio nazionale, alla fine le rotte cambiano e il nostro paese rimane escluso nell'economia globale. Allora, dire blocchiamo la TAV, blocchiamo, almeno su quello sono tornati indietro, il terzo valico, blocchiamo la pedemontana veneta, blocchiamo la pedemontana lombarda, blocchiamo la gronda, blocchiamo le infrastrutture già programmate e finanziate, significa creare condizioni negative per il nostro paese. Allora noi dobbiamo convincere il governo che il tema delle infrastrutture non è un tema da battaglia elettorale, diventa l'elemento assolutamente indispensabile
per la crescita del paese. E siamo un paese che qualche problema con l'energia ce l'ha, perché i costi dell'energia per le famiglie italiane, ma anche per le imprese italiane, sono mediamente del 30% più alte, non dell'Arabia Saudita, ma degli altri paesi europei. E il costo dell'energia è un elemento fondamentale nella produzione della ricchezza, nella capacità di confrontarsi sui mercati internazionali, ma anche nella qualità della vita delle famiglie. E allora non c'è verso. Se vogliamo abbattere i costi dell'energia, non ci sta che diciamo anche no alle trivelle. O uno o l'altro, o vogliamo abbattere i costi dell'energia per le nostre famiglie e le nostre imprese, oppure non possiamo dire no alle trivelle. Fortunatamente sul no alla TAP sono tornati indietro. La nostra deve essere un'opera di convincimento costante, di coinvolgimento, perché il tema delle infrastrutture materiali, immateriali, energetiche non sia un tabù, non sia una bestia nera, sia un elemento importante e come tale avvallato e supportato. Sbloccare soltanto le 27 opere medio-grandi del nord del nostro paese, già finanziate, già programmate, significa 400.000 posti di lavoro subito nell'edilizia, più l'indotto. A questi aspiranti, lavoratori e lavoratrici, che chiedono lo sblocco delle infrastrutture, l'avvio delle opere perché vogliono lavorare, non si può dare in sostituzione del lavoro il reddito di cittadinanza. Quella è un'altra roba. E un paese come il nostro, che non ha materie prime, ma ha tanta capacità, tanta intelligenza, soprattutto nelle maestranze di tutti i settori, è ovvio che per essere competitivo sulla qualità ha bisogno di tante, tante risorse che si devono investire sull'innovazione, sulla formazione, sulla ricerca. È sbagliato, è profondamente sbagliato. In questo contesto di continuo cambiamento del che cosa si produce e di come si produce, dove la sfida innanzitutto è sulla conoscenza, è sbagliato taglieggiare le risorse su formazione, innovazione, università, ricerca. Che senso ha in un mondo del lavoro dove il tema della conoscenza è fondamentale per dare possibilità di futuro ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, diminuire di oltre il 50% le ore di alternanza scuola-lavoro e le risorse da dedicare a scuola-lavoro? Perché noi rivendichiamo tutto questo? Perché quando ci si occupa dei lavoratori, delle lavoratrici, delle loro famiglie, dei nostri giovani, bisogna avere la capacità e anche la volontà di non chiudersi nei propri egoismi, ma di essere sempre pronti ad offrire a chi governa, a tutti i livelli, idee, provocazioni, proposte che facciano marciare il paese. È per questo
che non possiamo apprezzare. In un paese che ha la media del fisco sulle buste paga dei lavoratori e dei pensionati tra in assoluto i più alti in Europa, che davanti alla necessità e all'opportunità finalmente di mettere le mani a una grande riforma fiscale più amica del lavoro, sulle imprese che investono, ma se permettete anche amica delle buste paga dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, e cioè l'85% degli azionisti dell'erario italiano, che nell'affrontare finalmente questo tema ci si ricordi solo del lavoro autonomo. Io, guardate, non ho nulla in contrario. Se un giovane che apre la partita IVA, se una giovane start-up ha sicuramente una spinta anche fiscale, ma perché dovremmo essere contrari? Ma sono molto contraria al fatto che sino a 60.000 euro si paga il 15% di tasse e un lavoratore, una lavoratrice con una media di non nemmeno un terzo di quel reddito debba pagare le tasse tre volte tanto. L'equità si costruisce in un altro modo. E vogliamo essere pronti a confrontarci anche sul tema del fisco col governo. Abbiamo tante idee per agevolare davvero il lavoro e la famiglia. La famiglia è che troppo spesso nel nostro paese, e non da oggi, viene ricordata con grande enfasi durante le campagne elettorali. Dopodiché finisce la campagna elettorale e finisce anche l'attenzione sulla famiglia. Noi abbiamo chiesto una cosa al governo, ritengo importante e rilevante, proprio su quota 100. Guardate, quota 100 è una nuova possibilità, un'opportunità in più di uscita per la pensione, per tanti uomini e tante donne del lavoro, perché dire che non va bene? È un'opportunità in più, ma non basta. Perché nel nostro sud io sfido chiunque, tranne le dipendenti e i dipendenti della pubblica amministrazione, di trovare donne lavoratrici con 38 anni di contributi versati. Allora, cosa abbiamo detto? Se la maternità, oltre a essere una bellissima esperienza e una grande fortuna dal punto di vista personale, è anche un bene sociale, perché significa guardare al futuro del paese, ma perché non dire che per ogni figlio una donna lavoratrice ha diritto a un anno di contribuzione? Vogliamo darlo questo valore alla famiglia? Quindi, anche partendo da una proposta che assolutamente è tra quelle che, almeno personalmente, ritengo positive, c'è ancora tanto lavoro da fare e il confronto è la strada maestra per fare queste cose, esattamente come per la scuola italiana, che dopo la buona scuola è, come dire, si è ritrovata con le aule che ancora per più tempo di prima
prima di avere gli insegnanti di ruolo, ha dovuto aspettare. Abbiamo visto i frutti nella buona scuola, come nella Fornero, di quando la politica, senza il confronto con le parti sociali, mette le mani nelle cose del lavoro. È meglio che ci ascoltino, abbiamo competenze da poter dare con grande, grande generosità. Ma la scuola italiana è importante ed è fondamentale. Dicevo prima dell'alternanza, ma aggiungo, anche queste riflessioni sull'autonomia, guardate, l'autonomia che alcune regioni stanno chiedendo può essere uno strumento positivo, ma un bambino che nasca a Palermo o che nasca a Trento deve avere gli stessi diritti formativi e di istruzione. E mi permetto di aggiungere che infrastrutture, come anche le scelte energetiche, non possono essere affidate regione per regione. Sono temi di bene comuni dove la regia, ma anche la responsabilità nazionale, deve avere assolutamente il primato. E poi, certo, il tema degli anziani e delle anziane nel nostro paese. Per anni e per anni noi ci siamo sentiti dire, soprattutto i nostri ragazzi e le nostre ragazze si sono sentite dire, avrai meno tutele perché ne hanno troppe tuo padre e tua madre e sarai un anziano povero perché hanno troppa pensione tuo nonno e tua nonna. Ma è mai possibile che le risorse per il reddito e la pensione di cittadinanza si dovessero proprio trovare, ancora una volta, nulla di nuovo è in questo, bloccando la perequazione per i nostri pensionati e le nostre pensionate? 3 volte il minimo non sono pensioni d'oro, 3 volte il minimo sono circa 1.500 euro lordi. Non potevamo trovare un'altra strada? Io credo di sì. E tutte queste cose, nell'incontro, l'unico che abbiamo avuto col Presidente del Consiglio, Conte, l'abbiamo avuto noi, l'avete avuto voi, gli abbiamo detto con grande chiarezza, trovando anche ascolto e disponibilità ad attivare subito tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali, tutte le organizzazioni sindacali, per vedere questi aspetti. Così non è stato. E allora manifestare significa dire la nostra, del mondo del lavoro, e chiedere al governo di scoprire che il confronto con le parti sociali, in modo particolare con le organizzazioni sindacali, non è una lesa maestà, non è un diminuire il proprio ruolo, al contrario, è creare quelle condizioni di coesione sociale e di sguardo al futuro che sono indispensabili al Paese. Oggi ho scoperto una cosa che per la verità sapevo già da Angelo da un po' di tempo, che in questo percorso possiamo fare tante cose assieme, possiamo dire tante cose che insieme condividiamo con grande rispetto delle nostre autonomie, come giusto che sia, delle nostre rappresentanze, ma con valori in comune che, come è stato detto oggi, mettono al centro la dignità del lavoro, la dignità della persona e un ruolo delle parti sociali che è innanzitutto un grande ruolo di responsabilità. Grazie Angelo e in bocca al lupo a tutti voi.